Ciao amici, bentornati su AVK Studio. Era il 22 aprile 2022 e noi iniziavamo proprio da Drugstrip a recensire gli Stanticons. Guarda che la mia mano esce. Non ho lo smalto nero, ho ancora il BB qua. Poi nel corso dell'anno è uscito anche Motor Master, Wild Rider, Dead End e Breakdown. Solo che Breakdown non l'abbiamo mai trovato. Anch'io ce l'avevo. Drugstrip. Motor Master. Wild Rider. E Dead End. Aspettavamo Breakdown appunto per fare un video tutto assieme e invece non è uscito. Leo ha aperto le sue copie, ci siamo divertiti, ci siamo anche un po' persi per strada nel divertimento, almeno fino ad oggi, con l'uscita di questo Stanticon Menazor. State con noi. Amici, subscribe su AVK Studio, ok? Questo gift set vuole ovviamente rendere omaggio a quello che noi in Italia chiamavamo Pentacar, nome con cui negli anni 80 Jeep offriva questo combiner fatto da 5 auto Decepticons. A proposito, mandiamo un abbraccio al grandissimo Alberto Ferrarese ovunque lui sia e al nostro caro amico Nicolò Ferrarese, che invece sappiamo benissimo dove, anzi, è venuto proprio in live su AVK Studio a raccontarci di Jeep e dell'affascinante storia di suo padre. Guardate il video perché c'erano anche Liprandi e Luca Cusani e ne vale veramente la pena. Ecco, Papi, back to Minnesota. questo box, Leo, è proprio bello, eh? Mi sa che questo box, dopo che lo apriamo, lo teniamo, anche se, guarda un po', che hanno dovuto legarli perché negli anni 80 mettevano le plastiche, ma adesso non si può più, eh? Dobbiamo salvare il pianeta. E non c'è anche la vetina. Non so se l'orribile politica di distribuzione degli ultimi anni sia effettivamente una scelta o sia una mossa di marketing. Sta di fatto che esce questo e rende omaggio alla scatola, vedete anche questa griglia, molto anni 80, alla scatola del G1, ma non solo alla scatola. Vedi questo come magari sta come uscendo da qualcosa? Vi faccio notare che la scatola proprio ha questi elementi tipici delle scatole anni 80, perfino questa roba che si chiamava tech spec e che addirittura ti dicevano di ritagliarla così te la tenevi. Cosa serve per vedere bene questa serie di caratteristiche, Leo? Questo, perché così è bianco l'osso, ma così è tutto l'osso. Ci fanno notare che Breakdown ha ricevuto un nuovo sculpt. Se vuoi fare davvero il Pentacar, quello stiloso, no? Qui davanti, ma mettici la macchinina, la roller car, quella che credo si chiamasse in originale Blackjack e che secondo TF Wiki in Italia si chiamava Illusion. E io non so se è vero, non mi ricordo. È un peccato perché sarebbe stato un bel tocco. E il Combiner Wars effettivamente la macchinina ce l'aveva. Sentite, la cosa migliore da fare adesso è aprire sta roba e vedere com'è dentro e fare i confronti con tutto. Se lo mettiamo qua è un po' di giallo-orange, giallo-orange o l'orange. Plastic Free Package, ricordatelo, da 8 anni in su. Tu fra un mese compi 6 anni, quindi ti avvicini a poterci giocare, anche se li trasformi tutti alla perfezione, non ci puoi giocare ancora. Suki, la lama di Papi e Leo. Le mega istruzioni, quelle, Madonna, Leo, guarda che roba, bisogna andare con la telecamera in un'altra casa per metterle tutte. È una coperta di pile di istruzioni, non finiremo mai più, meno male che tu li sai già trasformare tutti. Loro sono davvero belli così. Hasbro, Hasbro, ho una roba da dirti.
Sono palle quelle che dici che è un plastic free package. Guarda chi, sei clè su chi, le un tocca plastica, no? Guarda chi, tutta plastica, su. Perché dicono plastic free package? Una fatica per aprire sta roba, una fatica, Dio benedica il polistirolo, i prodotti del petrolio. Allora, cominciamo da breakdown, e anche da dire che ho cambiato il mio cerotto perché faceva schifo. Intanto per cominciare, lui dovrebbe essere una Lamborghini. Invece hanno preso il mold di Wild Rider e gli hanno dato una colorata di bianco e hanno fatto una Lamborghini con la carrozzeria di una Ferrari GTO. Palettone, tra l'altro. È brutta sta roba, si stacca. Così è proprio un recolor di Wild Rider. E questo è un secret. Vediamo lui a chi dovrebbe riferirsi. Ok, dovrebbe riferirsi a questo. Questo è il nostro G1 che è un po' rotto. È un po' un G1 da guerra, eh? Come vedete il colore pressoché. Perfetto. Però questo sembra davvero una Lamborghini di tipo Countach. Questo un po' meno. Ragazzi, prima che andiamo a trasformarli, vedi lo sticker? È come lui. È come lui lo sticker. L'ha messo di qua, solo come lui. È sul fianco lo sticker, è vero. Questa cosa è fatta giusta. Questo Wild Rider, di particolare rispetto al Wild Rider normale, ha proprio lo sculpt della testa. È anche illuminato. Cara Hasbro, tu mi fai pagare questo, me lo vendi perché distribuisci male, e poi il tuo controllo qualità mi manda un breakdown con tutti gli spruzzi di vernice. Devo anche far presente che come stratagemma per dargli questo alettone che non so perché ci hanno messo l'alettone che si stacca, potevano farlo meglio, gli hanno dato quest'arma che diventa una specie di lama. Leo, ma come si confronta con il G1? Bene, anche c'è un different, perché il G1 c'ha come un grandissimo occhio. Anche G1 è rovinato, sarà per quello che l'hanno fatto. Vabbè, comunque. Se fai così, this is cheating, diventatissimo, perché se lo schiacci è normale. Drag strip. Allora, questo qui è drag strip del set Stanticon Menazor, ovvero quello che si riferisce appunto al G1. E questo qui è il tuo drag strip, quello che abbiamo recensito tantissimo tempo fa. Le differenze sono notevoli, eh? Il simbolo Decepticons sul front non c'è, la colorazione è diversa. Non so se la mia telecamera renderà omaggio alla cosa, però il colore è decisamente più arancione su questo, mentre è più giallo su questo. Infatti gli elementi del G1 che all'epoca erano adesivi, però per esempio vedete questa striscia qui viene ripresa qua, la striscia sull'alettone. Curiosamente il G1 aveva il simbolo quello termico sul fronte e al Legacy l'hanno messo, mentre allo Stanticon Menazor non l'hanno messo. Three brothers from another mother. Ditemi quello che volete, ma secondo me Drag Strip Legacy è uno dei più belli realizzati di
tutta la serie. Sicuramente, a mio avviso, è il deluxe più bello, però secondo me se la gioca con tantissimi. Infatti, noi ne abbiamo doppi. 3. Three mothers from another mother. Three mothers from another brother. No, three brothers from another mother. L'arancione del G1 non è uguale a nessuno di questi. Un'altra particolarità di questo drag strip è che se gli metti davanti un rotolo di nastro americano, lui non si vede. È il turno di Wild Rider, la nostra Ferrari GTO oppure 308, chi se ne frega. Mio Wild Rider? Il confronto di questo Wild Rider è abbastanza interessante perché è forse uno dei più diversi dal punto di vista della colorazione. E questo appare molto più grigio, diciamo antracite, mentre questo ha un colore più forse tendente al bluastro. Ricordi come un blu vete? Al simbolone qua di fianco, il G1 al simbolone qua di fianco, e questo qui è stato ovviamente attaccato al contrario. Ma ne abbiamo un altro Wild Rider, magari con l'adesivo giusto? Ecco, meno male, questo qui, allora questo qui lo lasciamo un attimo da parte, questo qui c'ha il colore, oddio, il colore assomiglia più a questo, no dai, non scherziamo. No, dai, questo qui ha il simbolo dalla parte giusta, gli hanno attaccato l'adesivo dalla parte giusta. È sicuramente un grigio molto più chiaro, Sicuramente molto più chiaro. Questo tocco di blu, questo qui ce l'ha il blu sotto? Sì, ce l'ha. Però è un blu molto più giuno. Questa è una cosa particolare. Questi gialli qui sono molto particolari. La faccia di Wild Rider mi piace anche lei, Veramente espressiva, veramente da robot. Guardate Leo quanto è più bravo di me a fare le pose. Le sue pose sono veramente espressive. La mia invece sembra da uno che gli hanno messo un palo nel cuore. Questa è la mia posa che può fare, questa qua è la sua posa che può fare. Purtroppo il G1. Però guardate un attimo, c'è tutti che si lamentano del backpack, Il backpack è un po' un problema, però il G1, cioè, il suo backpack ce l'avevano, dai. Secondo me questa è quasi una bella citazione del G1, questo mega backpack. Ragazzi, il G1 può fare queste pose, può come alzare le sue braccia e basta. Questa qua è la sua posa che può fare. Può anche fare le flessioni, guarda. Loro non ce la fanno, secondo me, a fare le flessioni. Poi lui c'ha 40 anni in più, cioè ragazzi, la manda a casa. E poi c'è Mr. Dead End, che io non so se l'abbiamo trasformato male noi oppure questo gap. Vedete che c'è un gap qua dietro? È un problema del mold. Però 2 su 2, vedete che, no, questo forse si è attaccato, però questo qui c'ha sto gap. Insomma, che non è banale trasformarlo giusto e poi resta un po' così. Diciamo che c'è un pochino di gap. Io purtroppo non ce l'ho Dead End G1, quindi non lo posso confrontare, però possiamo metterlo virtuale tipo qui da qualche parte. Vedo che per esempio nel set Stanticon i fari non sono dipinti. Questa riga è leggermente diversa, poi c'è il simbolo qui sulla portiera, immagino ci sia anche di là, no, di là non c'è, le armi sono nere e qua sotto c'è molto più colore, ecco, forse in modalità robot si vede un po' di più. Sempre il migliore a fare le pose, mi piace tantissimo come è colorato, questa parte blu rende veramente tanto. Però i piedi, ragazzi, i piedi di Dead End
fanno schifo. Fanno veramente schifo, eh. Cioè, ce ne sono di piedi brutti, ma brutti come questi, non lo so, eh. E poi tutti aspettavamo proprio lui, il capo, il protagonista del quintetto, Motor Master, colui che, a detta di molti, rappresenta una delle figure migliori, se non la migliore, del 2022. E questa è appunto la versione che vuole rifarsi al G1. Quindi ci aspettiamo che abbia tutti gli elementi che aveva il G1. E effettivamente, a parte che il mio è un po' sbiadito, però vedete questa riga qua con il simbolo, questo particolare viola. Qui dietro non c'è niente, le ruote sono orribili. Queste qui le hanno prese dal trailer di Earthrise. Mamma mia, che brutte. Spingi, 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 che ci stiamo tutte e due. Questa riga qui orizzontale col simbolo è di diretta discendenza del G1. Tuttavia non gli hanno messo i due simboli qua sopra. Beh, loro due fanno una figura egregia, veramente. Sono proprio belli belli. Sono veramente belli. Tutte e due. Soprattutto il tuo, come l'hai posato. Ora, il volto è assolutamente identico. Ove Motor Master Legacy tradizionale al bianco, Stunticon Motor Master ha il grigio. Forse se lo metto sopra, ecco, sopra, svetta. Qual è l'arma di Motor Master? L'arma di Motor Master è la pistola e la spada. Una delle figate di questo giocattolo, e se non volete che lo chiamo giocattolo, cambiate canale, è che il trailer è pieno di roba. Il trailer è proprio dedicato a diventare una specie di base dove lui sta. Vedete, l'arma tradizionale era tutta nera, anzi no, è grigia scurissima, mentre l'arma Stunticon è tutta argentata. Il trailer si scompone in quei componenti che poi vanno a formare proprio Menazor. Vedete che, per esempio, questi sono i bracci. Non si dice bracci, Leo? Si dice braccia. Invece qua dentro c'è la pistola. C'è la pistola. Eccola qua. E anche Leo c'ha la pistola. Una volta che uno ha malmenato le braccia a dovere, si accorge che ha sbagliato la trasformazione e grazie a Leo ho capito che devo girare questo in giù. L'effetto bello è che Drag Strip si distribuisce sul braccio in due pezzi. Vedete questo perno qui? Bene, va a toccare questo e spezza in due Drag Strip. Per farlo bisogna fare così. Drag Strip si rompe, cioè non è che si rompe, si sistema e va a piazzarsi proprio sul braccio. C'è chi dice che le gambe dovrebbero stare tipo così, no? Ecco, nel cartone si vede in entrambi i modi, cioè si vede con le macchine che vanno a colmare il qua dietro e si vede anche con le macchine che compongono tutta la gamba.
poi dopo escono certe parole che ti causano la fine del canale quando invochi certe divinità. Signore e signori, abbiamo ottenuto il nostro... Sto sudato, Leo, sono sudato. Leo, tu l'hai finito ore fa il tuo. Me lo fai vedere? Ovviamente il tuo è posato meglio, ma questo ce lo aspettavamo. La differenza è che salta più all'occhio, a parte il fatto che questo dito sotto questo cerotto lurido sta sanguinando e mi fa un male cane, beh, ha questo elemento rosso. Il tuo è anche armato molto meglio, quindi adesso, se permetti, me lo armo anch'io e ci metto anche la sua lama. Papi, c'è una fun part. Possiamo mettere le pistole quando sono anche in lui in formato. Che non si sa mai, tu dici? Che se devi fare una sparata dal gomito, tac, che arriva. Sì, che se qualcuno sta sneaking on his back, pum! Pum! Guai! Guai, Menasor davanti e dietro tutti quanti. Leo, se volessimo eleggere il miglior Menasor di sempre, tipo facendo votare tutti i followers di AVK Studio, faremmo una cosa sbagliata. Infatti, secondo il teorema di Gibbard Satterthwaite, in analogia con il principio di impossibilità di Arrow, si sa che non esiste un processo decisionale immune da strategie di manipolazione che soddisfi l'assioma di non dittatura e di efficienza del processo stesso. In pratica, tutta questa roba è per dire che il risultato sarebbe manipolabile. E anche se limitassimo le scelte solo a due, quindi voti per l'uno, facciamo un ballottaggio, uno o l'altro, le cose secondo il teorema stesso migliorano. Però le elezioni si confermerebbero comunque una pratica losca. Papi, ma sei fuori? No, no, Leo, occorre trovare un modo migliore per stabilire almeno chi tra i due è il Menasor migliore. Quindi su AVK Studio introduciamo un metodo scientifico per votare, ovvero spariamo le cacche. La cacca marrone è associata a Menasor Stanticon. La cacca gialla è associata a Menasor Legacy. Yes! Il cesso non mente, Leo. Due punti per Menasor e un punto per Menasor Legacy. Quindi il vincitore di questo confronto scientifico è Menasor Stanticon. Aksum arriva in fondo, Leo, ce l'abbiamo fatta. Commenti finali. Questo set non ha una testa aggiuntiva per Breakdown. Ha una testa alternativa per Breakdown, ma non ha una testa aggiuntiva. Non sono per niente felice col controllo qualità. Ho passato mezz'ora al telefono con il customer service di Hasbro e me ne manderanno uno nuovo, perché la testa spruzzata di Breakdown con quello che costa è inaccettabile. Amici, grazie per essere stati con noi. Continuiamo a crescere senza mai diventare grande. Until the next one.